problema del settore dei trasporti e della logistica è che è una di quelle funzioni vitali dell'economia, perché è molto semplice, se si bloccano i trasporti si blocca l'economia moderna, perché non esiste neanche il digitale senza i trasporti. Basti pensare a quello che è successo durante il lockdown, che erano, i negozi di prossimità erano chiusi, ma invece noi ottenevamo a casa quello che volevamo. Quindi il problema del settore della logistica è talmente importante che talvolta, siccome è un po' meno evidente dell'ultimo miglio, allora la gente pensa che non sia invece il tessuto connettivo dell'economia. In questo senso è molto importante affermarlo sempre, cioè i trasporti, se costano meno, se funzionano meglio, se vengono ragionati, se vengono costruiti con infrastrutture fatte a lungo periodo, insomma, rendono un'economia più produttiva. Signore e signori, buonasera. Copertina dedicata a Nicola Porro, in cui il vice direttore del giornale e conduttore di Quarta Repubblica ribadisce con forza la necessità che il comparto dei trasporti e della logistica sia centrale per il rilancio dell'intera economia del paese. E proprio oggi sulla Repubblica il commissario dell'Unione Europea Paolo Gentiloni riporta al centro del dibattito politico l'opportunità per il sistema Italia di accedere ai fondi del MES. Le erogazioni del Recovery Fund, sostiene Gentiloni, inizieranno non prima della seconda parte del 2021. Uno strumento di finanziamento invece è già disponibile ed è il MES. Sono state eliminate le vecchie condizionalità macroeconomiche ed ora è chiaramente vantaggioso per un paese con i tassi di interesse come quelli italiani. Siamo in collegamento con i responsabili delle pagine economiche del Messaggero, Umberto Mancini. Ebbene, cosa ne pensa delle parole di Paolo Gentiloni e secondo lei, per quanto riguarda la gestione dei fondi europei, ci sarà una centralità nell'erogazione verso i settori della logistica e dei trasporti? Sono assolutamente d'accordo con le parole di Gentiloni, che chiede di utilizzare rapidamente tutti gli strumenti messi a disposizione dall'Europa, per cui non solo il Recovery Fund, ma soprattutto il MES, che ha dei tassi particolarmente vantaggiosi, praticamente vicini allo zero, e ci dà dei soldi, delle risorse, dei finanziamenti che in questa fase, grave difficoltà dell'economia, sono molto molto utili per riprenderci. Secondo lei le resistenze sono solo ideologiche? Sì, sono solo ideologiche perché 5 Stelle ritengono che ci sia un'invasione di campo, sovranità. E invece sbagliano, perché comunque l'Europa ci controllerà, vedrà se i fondi sono stati iniziati nelle giuste riforme e comunque credo che anche un po' di controllo europeo su quello che facciamo non guasterebbe, perché se c'è un ritardo infrastrutturale, vengo alla seconda domanda, nei confronti dell'Europa, dei paesi più avanzati, è proprio anche il frutto che forse noi abbiamo ascoltato poco le indicazioni che venivano dall'Europa. Abbiamo molto chiuso gli occhi di fronte ai nostri ritardi e invece se avessimo seguito e se seguiremo quelle che sono le indicazioni che vengono dal documento varato dai capi di Stato e di Governo, metteremo al centro le infrastrutture, la logistica, i trasporti, cercando di eliminare tutti i gap, specialmente penso al sud d'Italia, che ci allontanano dall'Europa e dal resto del mondo. Ma secondo lei poi PD e 5 Stelle si metteranno d'accordo nel governo? Cioè i 5 Stelle del MES non vogliono proprio sentirne parlare e di questa conflittualità poi ne pagherà il Paese in termini di velocità di azione dei provvedimenti? Ma io credo che quella dei 5 Stelle sia una battaglia di retroguardia e come per la TAV alla fine finiranno per cedere. Sarà dura, sarà complicata, sarà molto arduo, ma alla fine secondo me Conte e il PD riusciranno a far digerire il boccone del MES, anche perché, come ha detto oggi Gualtieri e come dicono un po' tutti, abbiamo bisogno assoluto di quei fondi, perché fra tasse pagate diciamo con tempi dilazionati, mancanza di introiti, assorbimento di più risorse per far fronte alla crisi, lo Stato italiano ha bisogno di soldi per pagare le pensioni, gli stipendi, per programmare la crescita. Grazie a Umberto Mancini, responsabile delle pagine economiche del Messaggero. Ed ora passiamo a vedere le altre principali notizie di cronaca della giornata.
Continuano ad aumentare i contagi da coronavirus nel mondo. Stati Uniti e America Latina hanno superato nel complesso quota 8 milioni di casi. Ancora una volta più di 75.000 nelle ultime 24 ore i positivi negli States. E il solo Brasile ne conta quasi 2 milioni e 300 mila. Preoccupa però anche l'Europa. In Francia oltre 1.000 contagi in un giorno. A settembre tifosi di nuovo allo stadio, ha annunciato intanto il ministro dello sport Vincenzo Spadafora in un'intervista rilasciata alla RAI, sottolineando anche che ciò avverrà nel rispetto delle necessarie precauzioni e se la curva epidemiologica ce lo consentirà. Il segretario di Stato americano Pompeo ha attaccato ieri una Cina sempre più autoritaria, sottolineando la necessità di trionfare sulla nuova tirannia del Partito Comunista. E Pechino chiude il consolato generale americano a Chengdu in risposta all'analoga mossa statunitense a Houston. È terminata l'esondazione del Seveso e dell'Ambro, i due fiumi che hanno inondato le strade di Milano a causa di una bomba d'acqua che si è abbattuta sulla città all'alba e ne ha provocato l'innalzamento dei livelli di 3 metri in mezz'ora. Continua intanto a piovere sulla città e in generale sulla pianura padana. In Lombardia stamattina anche diversi problemi di circolazione sulla rete ferroviaria, oltre che per gli automobilisti, alcuni dei quali bloccati nei sottopassi allagati. Importanti rilevazioni Istat sul clima di fiducia. A luglio 2020 si stima una leggera flessione del clima di fiducia dei consumatori rispetto al mese di giugno 2020. Si passa da 100,7 a 100. Invece l'indice composito del clima di fiducia delle imprese sale per il secondo mese consecutivo, passando da 66,2 a 76,7. Con riferimento alle imprese, le stime dell'Istat evidenziano un aumento della fiducia diffuso a tutti i settori, seppur con intensità diverse. In particolare nell'industria l'indice di fiducia del settore manifatturiero sale da 80,2 a 85,2 e nelle costruzioni aumenta da 124 a 129,7. Arriva a sorpresa un banco di prova della tenuta dell'accordo Governo-Benetton sul ridimensionamento di quest'ultimo in autostrade per l'Italia, ASPI. Il Ministero delle Infrastrutture ha aperto una procedura di contestazione alla società per grave inadempimento nelle ispezioni delle 285 gallerie della rete ligure. Sulle 220 ricontrollate sinora, il 95% ha problemi di sicurezza della struttura o che richiedono interventi urgenti. Tensione ASPI-MIT anche per i viadotti marchigiani e abruzzesi dell'A14. Il tutto si intreccia con le indagini delle procure di Genova e Avellino. Il direttore generale Felice Morisco ha dato ad ASPI 30 giorni per adeguarsi o dare giustificazioni. Pass for Core è un importante progetto strategico per il mondo degli autotrasportatori approvato il 16 luglio scorso dalla Commissione europea. Il direttore operativo di RAM Logistica Trasporti e Infrastrutture SPA, Francesco Benevolo, ne ha illustrato i contenuti ad Antonio Enrico. Un progetto importante, sono 14 partner, dal punto di vista istituzionale è presente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso il Comitato Centrale per l'Albo dell'Autotrasporto e la RAM che è il braccio operativo del Ministero. È un progetto appunto che prevede 14 partner, oltre 20 milioni di investimenti privati e circa 6 milioni di cofinanziamento europeo per realizzare dei parcheggi sicuri e certificati per l'autotrasporto sulla rete viaria primaria. Parliamo di realizzare da qui al 2023 1.350 stalli sui 7.000 previsti in Europa, quindi uno sforzo veramente rilevante. Oggi abbiamo solo due luoghi certificati per il ricovero sicuro e certificato dell'autotrasporto sulla rete primaria e vogliamo rendere il paese compliance anche con le normative, con le regolamentazioni europee in materia e quindi verranno riqualificati 300.000 metri quadri di aree in questa direzione. Verrà realizzata anche un'app per consentire agli autotrasportatori di prenotare in maniera intelligente e in maniera
semplice questi stalli a tutto vantaggio e sostegno di un settore come quello dell'autotrasporto che ha garantito la continuità degli approvvigionamenti, ha consentito la continuità della vitalità del paese. Quindi ecco, dobbiamo promuovere interventi anche a favore dell'autotrasporto proprio perché in qualche modo in Germania li chiamano i nuovi eroi della logistica, un po' sono stati anche i nostri nuovi eroi dell'epoca Covid. ALIS, così come tante altre associazioni che si sono unite all'appello, ha chiesto al Ministero una rapida erogazione di incentivi per l'autotrasporto e per l'intermodalità. A che punto siamo e quali sono le prospettive per i mesi a venire? Sul lato dei pagamenti il Ministero ha messo in campo uno sforzo aggiuntivo per cercare di accelerare le procedure, non sempre semplici, la burocrazia è molto complessa e anche purtroppo le procedure amministrative e giuridiche sono spesso di freno alla tempestività dei pagamenti, molti controlli. Noi abbiamo un sistema che prevede tantissimi controlli a valle della concessione degli incentivi, probabilmente potrebbe essere anche il caso di semplificare un pochino di più la concessione di questi incentivi e magari essere più duri poi nel caso di scoprire eventuali situazioni negative o di possibili frodi. Il presidente dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, Andrea Camanzi, ha tenuto oggi la sua relazione annuale al Parlamento presso la Camera dei Deputati alla presenza del presidente Roberto Fico. Nei mesi di forzato lockdown ha detto: mentre le infrastrutture di trasporto erano scariche, le reti informatiche definite autostrade dell'informazione erano sovraccariche di dati. Il virus, si legge nella relazione, ha fatto emergere trasformazioni permanenti dell'organizzazione del lavoro e che riguardano tutte le attività economiche e amministrative a livello nazionale e globale e inducono una necessaria riconfigurazione anche nel settore dei trasporti. L'autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale non sarà commissariata. Il suo presidente Pino Mussolino provvederà a breve a riconvocare il comitato di gestione al fine di approvare il rendiconto consuntivo 2019. Lo ha reso noto la stessa Port Authority, rivelando che ieri il capo di gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una nota formale inviata all'ente, ha riconosciuto la regolarità del bilancio consuntivo a conclusione dell'ispezione tecnico-amministrativa eseguita dalla Direzione Generale Vigilanza sulle Autorità Portuali del MIT. 13 organizzazioni europee rappresentanti le parti sociali marittime internazionali hanno scritto una lettera al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per sollecitare un'urgente azione politica per il benessere dei marittimi. Nella lettera si sottolinea che occorre ancora fare di più per facilitare i cambi degli equipaggi che attualmente avvengono solo in percentuale molto ridotta. Si ricorda infine che molti marittimi sono stati lontani da casa per mesi a causa delle restrizioni di viaggio imposte dai governi, mentre a quelli che avrebbero dovuto sostituirli viene impedito di unirsi alle loro navi. Tra i firmatari, Confitarma, membro di EXA, il cui presidente Mario Mattoli ha ricordato con forza ai nostri microfoni l'importanza per le associazioni di categoria di muoversi compatte nelle interlocuzioni istituzionali. Quando questa condivisione viene fatta e quindi la voce diventa unica per coloro che rappresentano il settore dello shipping, quindi del trasporto marittimo, effettivamente forse il governo ti sente un po' di più, indipendentemente da chi sia il governo. Veniamo alle ultime sulla finanza. Seduta debole a Milano, dove l'indice MIB in una giornata molto nervosa per i mercati, per le tensioni USA-Cina, ha perso circa 2 punti percentuali.
L'oro ha ripreso la marcia verso l'alto e ha superato per la prima volta in quasi 9 anni la soglia dei 1.900 dollari. L'oncia è arrivata fino a un massimo di 1.903,94 dollari, riavvicinandosi al record di 1.921 dollari toccato appunto a settembre 2011. Il metallo prezioso nella settimana guadagna più del 4%, il rialzo maggiore in oltre 3 mesi e si avvia a chiudere in positivo per la 7ª settimana consecutiva la serie migliore dal 2011. Siamo in chiusura e vi diamo appuntamento per lunedì prossimo con uno speciale di Alice Channel in diretta dalla splendida masseria Lirenia a Manduria in Puglia, dove si terrà l'evento Trasporto e Turismo Sostenibile in mezzogiorno al centro della ripartenza. Con il padrone di casa, il giornalista Bruno Vespa, e con il presidente di Alice Guido Grimaldi, sarà l'occasione per discutere di 2 settori fortemente interconnessi che dovranno necessariamente essere insieme al centro del rilancio del paese nei prossimi mesi. Con questo vi saluto, vi ringrazio e vi auguro un'ottima buona serata.